Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Risalgono i contagi in Italia, sono 2.535 i nuovi casi, più vittime, sono 30 più ricoveri e meno 3 nelle intensive. L'indice RT è di nuovo sopra a 1, crescono i ricoveri con sintomi. Brusaferro dice non è esclusa la terza dose per tutti. Manovra rush finale, sale la tensione sulle pensioni, Salvini da Draghi per trattare proprio su fisco e pensioni, con il responsabile economico della Lega Durigon. Oggi l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi e probabilmente giovedì il Consiglio dei Ministri. Via libera da EMA la terza dose Moderna agli over 18, l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok alla somministrazione del vaccino a partire dai 18 anni. I dati disponibili hanno indicato che una terza dose del vaccino Moderna somministrata 6-8 mesi dopo la seconda porta a un incremento degli anticorpi. Corte di Israele e Itan torna in Italia, dalla zia paterna il nonno fa appello, il tribunale di Tel Aviv ha deciso che il bimbo di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, debba rientrare in Italia dalla zia paterna Aya Biran. Colpo di stato militare in Sudan, il presidente Abdallah Hamdok, ai domiciliari l'esercito contro i manifestanti, 2 morti e 70 feriti. Morti in corsia, doppia soluzione per Daniela Poggiali, ex infermiera imputata per l'omicidio di pazienti morti in corsia all'ospedale di Lupo in provincia di Ravenna. Assolta perché il fatto non sussiste nell'appello TER per la morte di Rosa Calderoni, 78 anni, deceduta ad aprile 2014, e per quella del 94enne Massimo Montanari, morto sempre nel 2014. Decreto trasporti, arriva la stretta sull'uso dei monopattini, stop alla sosta selvaggia, ma il casco rimane limitato fino ai 14 anni. Arriva una stretta sull'uso dei monopattini elettrici col divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km e confisca del mezzo in caso di controllo. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.